Il presidente americano Biden è pronto ad andare in Ucraina, così l'inquilino della Casa Bianca ha risposto ad una domanda dei giornalisti. Il presidente aveva detto che l'amministrazione sta valutando se inviare un alto funzionario a Kiev e alla domanda dei cronisti se poteva essere lui stesso, Joe Biden ha risposto di sì. Gli Stati Uniti non stanno operando in Ucraina, ma se i russi dovessero colpire una qualsiasi parte del territorio NATO dove le attrezzature militari vengono assemblate, questo comporterebbe l'invocazione dell'articolo 5 e cambierebbe il quadro. Nella notte la difesa ucraina ha dichiarato un allarme di attacco aereo in tutto il paese, circolano notizie di esplosioni a Kiev, dall'inizio dell'invasione 503 civili uccisi nella regione orientale di Kharkiv al confine con la Russia. Sul fronte diplomatico il presidente ucraino Zelensky nel nuovo colloquio avuto con il presidente Macron ha discusso delle indagini sui crimini russi, lo ha riferito su Twitter. Ci impegniamo per la pace in Ucraina e in Europa, ha scritto Zelensky, che ha elogiato il suo popolo per la determinazione. Nel suo discorso Zelensky ha detto agli ucraini che dovrebbero essere orgogliosi di essere sopravvissuti per 50 giorni all'attacco